Ragazzi, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Oggi, nella merenda musicale di oggi, vi racconterò la storia di due compositori, Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven. I compositori, dovete sapere, che sono dei personaggi che scrivono la musica nelle pagine attraverso le note nel pentagramma. Poi ci sono gli esecutori che con i loro strumenti e le loro voci trasformano questi puntini e linee in suoni. Nell'avventura di oggi, nel racconto della storia di oggi, mi farò aiutare da un ospite d'eccezione, un musicista, o meglio ancora un violoncellista. Si chiama Marco ed è in collegamento da Milano. Ciao Marco! Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti. Bene. Ora cominciamo con la storia di Ludwig van Beethoven. Se nel 1820, passeggiando per le strade di Vienna, vi fosse capitato di imbattervi in Beethoven, avreste pensato che era un personaggio veramente strano. I suoi vestiti erano disordinati, i suoi capelli erano disordinati, il suo cappello era disordinato, in breve, era disordinato dalla testa ai piedi. Lo avresti visto passeggiare tutto energico, borbottando e gesticolando verso se stesso, scoppiando qualche volta in una fragorosa risata, apparentemente senza alcuna ragione, per poi fermarsi a cantare, grugnire o strillare alcune note, prelevare un taccuino dalla sua tasca, annotarci qualcosa e riprendere a camminare a passi pesanti. Se poi lo avessi seguito nelle sue stanze, avresti pensato che era ancora più strano. Il caos regnava sovrano. Spartiti ovunque, un pianoforte con la maggior parte delle corde rotte e macchie di inchiostro al suo interno, mobili logorati dal tempo e piazzati a caso, resti di cibo sparsi ovunque. E se tornando a casa si fosse sentito troppo accaldato dopo tutte quelle energiche passeggiate, lo avresti visto prendere una tazza di acqua fredda e versarsela sulla testa. Naturalmente rovesciandola sul pavimento e sul soffitto dell'appartamento sottostante. Beethoven non deve essere stato un buon vicino di casa. O forse avrebbe preferito farsi un bagno. Beh, a quel punto sarebbe stato lì per ore, strofinandosi, cantando e grugnendo come un orso soddisfatto. Dopo si sarebbe rasato, spalmandosi il sapone su tutto il viso e fino agli occhi, sì, perché fin lì cresceva la barba. Se all'improvviso si fosse accorto della tua presenza e ne fosse rimasto compiaciuto, ti saresti ritrovato ricoperto di sapone, perché probabilmente ti sarebbe venuto incontro per abbracciarti, dimenticando dove fosse, cosa stesse facendo e senza dubbio rovesciando tutti i tavoli e le sedie che avrebbe trovato lungo il percorso. Oppure avrebbe potuto non notarti affatto, mentre lo seguivi per la strada o nelle stanze. Perché, povero Beethoven, era sordo. Puoi immaginare quanto sia stato terribile per un compositore eccellente perdere l'udito, non poter ascoltare più una nota. Prova ad accendere il televisore ed eliminare l'audio e prova ad immaginare quale sensazione proveresti se la situazione durasse per tutto il resto della tua vita. Semplicemente spaventoso, soprattutto per un musicista. Ecco perché, guardando con attenzione l'espressione del suo viso, avresti notato uno sguardo terribilmente triste. Ma se avessi scritto qualcosa sul suo libro delle conversazioni, che molte persone ritenevano fosse il modo più semplice per comunicare con lui, ed egli l'avesse trovata divertente, ah beh, allora avresti notato i suoi bianchi denti smaglianti fare un magnifico sorriso, seguito da una fragorosa risata che avrebbe disteso tutta l'espressione del viso, compreso il suo naso a patata. È vero, se era impegnato a scrivere un nuovo brano, si rifiutava di ricevere chiunque. Ma quando incontrava qualcuno che gli stava simpatico, era molto gentile e accogliente. Averlo come amico significava accettarlo così com'era, con i suoi vestiti spiegazzati, con le sue maniere un po' rudi, con le sue grasse risate e un certo caratterino. Non amava esibirsi per il piacere del pubblico e non ammetteva che qualcuno lo ascoltasse di nascosto mentre studiava o componeva.
si esibiva solo quando aveva voglia di farlo e quando era sicuro che la sua musica sarebbe stata apprezzata. Si racconta che una volta, mentre stava suonando durante una serata tra aristocratici, un conte nella stanza a fianco faceva un gran rumore. All'improvviso, Beethoven scattò in piedi e urlò: «Io non suono per un simile maiale!» Fine della serata tra aristocratici. Se qualche suo conoscente aveva qualche problema, Beethoven era il primo a prestare aiuto. Man mano però che la sua sordità peggiorava, divenne sempre più sospettoso. In modo esagerato, era sicuro che tutti tentassero di sottrargli i soldi. Immaginava che la gente, soprattutto le sue governanti e i servitori, ce l'avessero contro di lui, complottassero contro di lui, per cui era facile che licenziasse i suoi dipendenti senza alcun motivo. Poi cambiava costantemente casa, così che le sue stanze, già caotiche di per sé, divennero sempre più disordinate. Per qualche ragione, oggi Beethoven viene ricordato come un uomo furioso e accigliato, ma in realtà il suo carattere aveva molti più aspetti di questi. La sua non fu una vita facile. Di se stesso diceva: «La vita è così piacevole, ma per me è avvelenata per sempre». Sì, dovete sapere che, giunti i 30 anni, Beethoven fu costretto a confidare ai suoi amici più stretti che stava diventando sordo. Il suo amico Maelzel, lo stesso che inventò il metronomo, realizzò apposta per lui un enorme corno acustico. Il suo udito peggiorò di giorno in giorno, fino a quando non sentì che rumori e fischi, e poi, negli ultimi 9 anni della sua vita, solo silenzio. Dovette rinunciare alle sue esibizioni pubbliche come pianista. Non era più in grado di capire se suonava le note giuste. Continuò come direttore d'orchestra, ma capite l'imbarazzo con gli orchestrali. Non sapeva dove erano. Beethoven, però, non si arrese. Si comportò davvero eroe. E io credo che sarebbe stato meraviglioso incontrarlo. Nella sua musica, Beethoven fa trasparire un grande amore per la natura. Ne è un esempio la sinfonia chiamata Pastorale, la numero 6. La maggior parte della sua musica è come se fosse stata scritta all'aria aperta. Quando gli veniva in mente una melodia, spesso mentre era fuori a passeggio, la notava sul suo taccuino in maniera molto veloce, su qualsiasi cosa gli capitasse fra le mani. Se quando era a casa non trovava i fogli di carta, era capace di scrivere sugli scuri delle finestre, sulle tapparelle. Per iniziare ad ascoltare qualcosa di Beethoven, io vi suggerisco di iniziare dalla Quinta Sinfonia. Le sinfonie sono dei grandi brani, grandi perché sono potenti, maestosi, scritti per tanti strumenti, per un'orchestra intera. Infatti si chiamano orchestre sinfoniche, proprio perché eseguono musica sinfonica. La Quinta Sinfonia è quella con quell'ingresso potente, scritta proprio nel periodo in cui dovete accettare la perdita dell'udito. Oppure la Sesta, la Pastorale, quella che abbiamo citato prima, nella quale abbiamo la sensazione di camminare con Beethoven lungo le strade di campagna, sentire un temporale in lontananza e assistere al sorgere del sole assieme ai contadini. Poi potreste provare ad ascoltare le sonate per pianoforte, quante ce ne sono, la Patetica, Al chiaro di luna. Questi brani potrebbero rappresentare la vostra porta d'ingresso allo stupefacente mondo di Beethoven, che diventerà sempre più meraviglioso man mano che lo conoscerete, e per me è stato proprio così. Alla fine giungerete ad ascoltare la Nona Sinfonia, l'ultima sinfonia nella quale Beethoven, dopo averne scritte 8 solo per orchestra, all'improvviso ci presenta un coro. Dovete sapere che le sinfonie sono scritte solo per strumenti. Ebbene, la Nona Sinfonia, solo lui è l'unico, ci inserisce un brano per coro, 4 solisti e poi l'ingresso del coro che esegue l'Inno alla Gioia. Poi, se siamo fortunati, Marco ci fa ascoltare un piccolo pezzettino con il violoncello. L'inno che poi l'Unione Europea lo fa proprio e diventa l'inno dell'Unione Europea, l'Inno alla Gioia.
Ebbene, se diventerete amici di Beethoven, ragazzi, e quest'anno potrebbe essere l'anno giusto, perché sono i 250 anni dalla nascita, quindi è il suo compleanno, lo sarete per la vita e non vi deluderà mai. Ora ascolteremo Marco. Ciao ragazzi, ciao bambini e ciao Giovanni, grazie tantissimo di questa presentazione di questo fantastico compositore un po' matto. Allora, io sono Marco e questo strumento è il violoncello, è uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli archi e infatti si suona con un archetto. Per far uscire un suono da questo strumento devo fare scorrere i crini dell'arco sulla corda. La corda inizia a vibrare, trasmette le vibrazioni al ponticello e le vibrazioni vengono trasmesse in questa cassa di legno, in questa cassa acustica, e escono da questi fori a forma di F. Vi faccio sentire come esce il suono dal violoncello e quanto è bello. Avete sentito? Questo strumento può suonare delle note gravi e basse, ricche di armonici paurosi, e può suonare anche delle note acute, delle note alte, che ci ricordano il canto della voce umana. Ed è per questo che il violoncello è considerato lo strumento che si avvicina di più alla voce umana, proprio alla voce dell'uomo. E in effetti è lo strumento più bello di tutti. Allora, oggi vi farò ascoltare un minuetto, ovviamente di Ludwig van Beethoven, visto che sappiamo che quest'anno è il suo compleanno. Questo minuetto è una danza francese molto, molto, molto antica e si danzava facendo dei piccoli passi. Infatti la parola minuetto deriva da due parole francesi che sono pas minute, che vuol dire passi minuti, passettini, quindi piccoli passi. E questo minuetto dovete sapere che è formato da tre parti. Nella prima parte, appunto il minuetto, si danzava e quindi gli ospiti invitati a corte danzavano. Nella parte centrale, che si chiama trio, c'erano proprio tre musicisti, è per quello che si chiama trio, c'erano proprio tre strumentisti che suonavano un piccolo intervallo musicale nel quale gli invitati potevano riposarsi dalle danze, dalla fatica delle danze. E dopo questo intermezzo del trio si ritornava a danzare minuetto. Quindi è costruito minuetto, trio, minuetto. Provate a lasciare nei commenti e a vedere se riuscite a indovinare quando sto suonando il minuetto e quando sto suonando il trio. Questo fantastico minuetto di Ludwig van Beethoven fu composto per orchestra, ma la parte andò perduta e ci rimase solo la parte per pianoforte, quella che è rimasta. Io, non suonando il pianoforte, vi faccio sentire la melodia di questo minuetto con il mio violoncello. Buon ascolto a tutti! Thank you.
Questo era il minuetto di Beethoven. Adesso Giovanni vi racconterà qualcosa di un altro grandissimo compositore, Johannes Brahms. Ebbene, vi è piaciuto questo brano? Bene, ora ci spostiamo di qualche anno in avanti e conosciamo Johannes Brahms. Come ve lo immaginate questo personaggio? Con un visino delicato? La pelle liscia? Un animo sensibile? Non proprio. A 50 anni Brahms era incredibilmente diverso dal ventenne che era, come potete vedere in queste due foto che ho messo. Proviamo a seguirlo per le strade di Vienna, sua residenza negli ultimi 30 anni della sua vita, città di grande vivacità musicale e di mescolanza tra nazionalità diverse, dove abbiamo incontrato anche Beethoven. Eccolo lì, che cammina a passi pesanti. La gente intorno lo guarda perché è famoso e tutti lo riconoscono, ma lui distoglie immediatamente lo sguardo. Nessuno come lui vuole accorgersi quando qualcuno lo incrocia, quindi non vuole attenzioni. Dobbiamo correre per sostenere il suo passo, perché cammina veloce. Per contro ci vorrà del tempo prima che riesca ad aprire la porta di casa sua, perché proprio in questo momento sta tentando di estrarre le chiavi dalla tasca del suo cappotto ed essendo ben più che grassottello, probabilmente avrà difficoltà a muovere il suo braccio attorno alla pancia per raggiungere la tasca. Ora siamo in casa. Attraversa la camera da letto e raggiunge lo studio, dove nascono tutte le sue composizioni. Gira attorno e ci guarda insospettito con i suoi penetranti occhi blu. Tuttavia, non notiamo soltanto i suoi occhi. Sul suo volto c'è qualcosa di ancora più sorprendente. La barba. E che barba! Una folta barba grigia che gli circonda il viso sin da quando aveva 45 anni. Una barba davvero tedesco del nord. Una barba talmente cespugliosa che avrebbe potuto nascondere un'intera famiglia di criceti senza che nessuno se ne accorgesse. Beh, tranne i criceti e Brahms, ovviamente. C'è da scommettere che fosse anche pungente, proprio come era lui a quell'epoca. Probabilmente ci chiederebbe il motivo della nostra presenza in modo burbero e con una strana voce rauca. Brahms non amava ricevere visite e spesso, quando arrivava gente, si rintanava nell'ultima stanza, facendo credere di non esserci. Sono quindi convinto che non avrebbe gradito la nostra presenza. Tuttavia, dopo i primi momenti di incertezza, probabilmente si sarebbe addolcito, almeno nei vostri confronti. A Brahms piacevano i bambini e i ragazzi, che di solito lo seguivano per strada, perché spesso la passeggiata diventava un gran divertimento. A volte lanciava per aria le caramelle per premiare chi faceva il salto più alto per acchiapparle. Con gli adulti, invece, era diverso. Se qualcuno era nei guai, Brahms, per sincero spirito di aiuto, poteva essere gentile, premuroso, delizioso, insomma un amico meraviglioso.
ma se sospettava minimamente che qualcuno si desse delle arie, allora guai a lui. Una delle qualità più strane del suo carattere era che non voleva si sapesse quanto poteva essere gentile, cordiale e generoso. A dire il vero, era un po' come un istrice, ispido, ruvido all'esterno e tenero nel suo interno. Poteva essere burbero con i giovani compositori, poi però accettava di aiutarli economicamente, in modo che potessero dedicare tutto il loro tempo allo studio della composizione. Brahms fu il primo compositore che si arricchì semplicemente vendendo la propria musica e non seppe mai bene cosa fare di tutto quel denaro. Ne spediva ai suoi amici Robert e Clara Schumann, compositori anche loro, marito e moglie, al suo editore, ne regalava anche alla sua famiglia, ai giovani musicisti, alle opere di beneficenza o a chiunque ne avesse avuto realmente bisogno. Non era facile essergli amico, ma quando era di buon umore poteva essere cordiale, spiritoso e simpatico. Nonostante i brontolii e i malumori, aveva un grande cuore e poteva affezionarsi profondamente. E poi comporre per lui era un momento sacro. Lavorava molto sui suoi brani e poi non era mai contento, non si accontentava mai. Non riusciva a capire come Mozart avesse potuto sedersi in un ristorante o in una sala rumorosa e comporre la sua musica meravigliosa mentre lui doveva lavorare duramente per ogni nota rintanato dentro casa sua. Quando gli veniva in mente un'idea, ci pensava a lungo. Anche lui amava passeggiare nella natura, come Beethoven. Vi consiglio di ascoltare l'ultima sinfonia, la quarta, forse la sua più famosa. Inizia con una splendida melodia di quelle che ti piacerebbe ascoltare di prima mattina e forse potrebbe anche darti una mano ad alzarti. Si racconta che, ormai anziano, partecipò all'ultima esecuzione di quest'opera. Il pubblico viennese alla fine si alzò in piedi e gli dedicò una lunga e meravigliosa ovazione d'addio. Che cos'è? Brahms restò in piedi raccogliendo un applauso, con le lacrime che gli scorrevano lungo le guance. Tutta Vienna era molto grata a Brahms per la sua musica. Fu dunque un uomo infelice e triste che dedicò tutta la sua vita alla musica? Penso di no. Nonostante tutto il suo lamentarsi, era spesso in compagnia di amici, che si trovasse a Vienna o in tournée o nelle città di campagna dove trascorreva le sue vacanze. Passava il suo tempo in ristoranti all'aperto, ascoltando gli zingari che eseguivano infuocate melodie con i loro violini o le orchestre che suonavano graziosi valzer viennesi. Oppure sedeva all'interno di locali, bevendo grandi quantità di birra e raccontando storie di vita a gruppi di giovani musicisti. Beh, che dire di questo compositore? Amava molto i suoi genitori. Questa foto che vi faccio vedere della madre di Brahms, scattata 3 anni prima della sua morte, ci mostra una donna anziana e sorridente che naturalmente indossa il suo miglior vestito per l'occasione. È piuttosto carente nel reparto dentistico, ma nella foto si capisce chiaramente che deve aver avuto un grande cuore. Brahms l'amava molto. Dovete sapere che Brahms è vissuto in un periodo di grandi invenzioni, come la luce elettrica, la fotografia, ad esempio, ed era affascinato da queste nuove invenzioni. Disapprovava però la bicicletta perché la considerava troppo veloce e troppo rumorosa. Fra queste però ce n'è una. La prima versione del fonografo, inventata dal celebre Thomas Edison. Esiste ancora un cilindro di cera, quelli che vedete lì nella fotografia, l'antenato del CD, sul quale si può sentire qualcuno borbottare qualcosa e all'improvviso una voce che ci fa sobbalzare dicendo «Sono il dottor Brahms, Johannes Brahms!» E ora ascoltiamo con Marco il Wiegenlied. Ciao a tutti ancora e bentornati. Avete sentito quanto era folle questo compositore? Un po' burbero, un po' schivo, stava sulle sue, un po' timido,
ma in mezzo a tutta questa follia riusciva sempre a scrivere delle melodie dolcissime. Le melodie delle sue sinfonie sono di una dolcezza infinita ed è dolce anche la melodia che andrò a farvi sentire. Quello che vi farò sentire si intitola Wiegenlied, che in tedesco anche questa parola è composta da due parole. La prima parola è Wiege, che vuol dire culla in tedesco, e l'altra è Lied, che vuol dire canzone, canto, quindi canto per la culla, quindi una ninna nanna. Questa ninna nanna è, credo, la più famosa ninna nanna della storia della musica, della storia dell'umanità, probabilmente. E questa ninna nanna, dovete sapere che Brahms la scrisse come dono per la nascita del secondo figlio di una sua carissima amica. Invece di andare a salutarla con un mazzo di fiori, un vassoio di krapfen alla crema o qualcos'altro, lui si presentò con uno spartito per voce e pianoforte. Era questo Wiegenlied. Quindi vi farò sentire anche che cosa dice il testo di questa canzone. Dice così, ve lo dico in italiano, non in tedesco, vi risparmio la mia pronuncia tedesca. Buonasera, buonanotte, ricoperto di rose, adornato di chiodi di garofano, vai sotto la coperta. Domani mattina, se Dio vuole, sarai di nuovo sveglio. Questo è il testo del Wiegenlied di Johannes Brahms. Buon ascolto a tutti. Questa era la nanna più famosa di Brahms. E spero non vi siate addormentati, perché magari a quest'ora della sera, col caldo che abbiamo preso oggi. Allora, adesso richiamo Giovanni, così ci salutiamo. E vorrei farvi sentire, per salutarvi e per salutare Beethoven in questo 250esimo anniversario dalla sua nascita, un pezzettino della nona sinfonia, quella di cui Giovanni ci ha raccontato mentre parlava di Beethoven. Allora, saluti a tutti e buon ascolto. Ciao! Allora, anche questa sinfonia, scusatemi, quando c'è l'inno alla gioia, c'è un vero testo di un grandissimo poeta. E dice così: gioia, bella scintilla divina, figlia dell'Eliseo, noi entriamo ebri e frementi, o celeste, nel tuo tempio. Il tuo incanto rende unito ciò che la moda rigidamente separò.
i mendichi diventano fratelli dei principi, dove la tua ala soave freme. E tutto il coro insieme canta queste parole: abbracciatevi, moltitudini, questo bacio vada al mondo intero. Fratelli, sopra il cielo stellato deve abitare un padre affettuoso. Serata a tutti e grazie. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.